creato a immagine di Dio è inseparabile da lei. Sottrarre, e che costituisce un suo diritto fondamentale. È libero perché possiede la facoltà di autodeterminarsi. La coscienza. La libertà di coscienza e di religione è un diritto primario e inalienabile della persona. Ma la libertà non è solamente un diritto che si reclama per sé. Solo la fiducia, meritata mediante azioni concrete, che è un servizio della pace, e la maturità di un uomo, cioè dell'equilibrio del tesoro.
You shouldn't have opened it up, Mrs. Farnham.